Buonasera e ben arrivato a Matteo Renzi, leader Buonasera. Di Italia Viva, Italia sul serio anche. Quindi Buonasera, io voglio cominciare dal nostro servizio come spunto, quindi chiaramente si cerca di trovare delle soluzioni alternative, ma c'è un tema enorme che è il tema delle sanzioni. Oggi ci torna Putin, ne parliamo ormai da giorni. Sono le sanzioni che hanno creato tutto questo? No, non sono le sanzioni. Fossero solo le sanzioni, il problema sarebbe risolvibile. La situazione internazionale è un caos terribile, dall'Ucraina persino fino al mare cinese, a Taiwan, alle tensioni geopolitiche intorno all'Europa. Allora, per chi ci segue da casa dice sì, va bene, io sono curiosissimo di sapere che succede domani in Afghanistan, ma intanto la bolletta certo. Chi me la paga? Bisogna tenere insieme più cose. Noi oggi veniamo con Carlo Calenda da una giornata in cui abbiamo fatto tutti i luoghi in cui l'Italia doveva dire sì e ha detto no. Le faccio un esempio, Calenda era a Piombino, dove c'è una nave rigassificatore da mettere, quella cosa lì va fatta. Io ero a Brescia, al termovalorizzatore, se si facesse il termovalorizzatore di Roma le cose migliorerebbero. Se si fossero fatto... cambiano i rigassificatori secondo lei? I rigassificatori nella strategia del governo servono la nave rigassificatore di Piombino, perché poi c'è Ravenna ed altro, certo. La nave rigassificatore di Piombino serve in caso di emergenza, cioè dice Cingolani, il ministro, se fa un freddo pazzesco questo inverno, a marzo siamo in emergenza, quindi la nave serve per questo. Ma il paradosso è che servono tante piccole cose. Quando dicevano di no alle trivelle, io ero premier e mi attaccavano per le trivelle nel Mar Adriatico o in Basilicata. Oggi noi vediamo che un presidente di regione, bellissimo vedere il lavoro dei sindaci, ma c'è un presidente di regione, guardi, non è del mio partito, è di Forza Italia, si chiama Bardi, che in Basilicata ha detto grazie dopo ne parlerò, agli impianti, alle trivelle, al petrolio, io darò il gas gratis. Cosa voglio dire? Servono tre cose, al volo. La prima, basta con chi dice no. Avete votato quelli che dicevano no, ora si batte i denti. Cioè, non è che è casualità. Se tu dici di no a prendere il gas dall'Adriatico, te lo prendono i croati. E noi siamo messi peggio dei croati. Primo punto, bisogna dire di sì agli impianti. E noi su questo siamo gli unici che gli hanno sempre detti i sì e continueranno a farlo. Secondo punto, lei parla di questione geopolitica. È chiaro che c'è un problema complessivo. Io dico di allargare, perché l'Europa deve gestire insieme la risposta alla Russia. Qualcuno in questa fase ci sta guadagnando troppo. Facciamo un esempio concreto? La Norvegia non è un paese dell'Unione Europea, ma è un paese europeo. Certo. Cosa fa la Norvegia? Lo scorso anno i norvegesi vendevano gas per un totale di 20 miliardi di euro. Sa quanto prendono oggi, quanto incassano i norvegesi con questa situazione di crisi? 200 miliardi. E non è mica giusto che gli italiani soffrano e i norvegesi godano, perché questo non può essere accettabile. Terzo e ultimo punto, sì? Bisogna fare degli investimenti là dove negli ultimi anni si è lavorato meno. Libia. Se Di Maio, anziché passare le giornate a Pomigliano o con Tabacci, si fosse occupato un po' più di Libia, forse noi oggi avremmo una situazione diversa. Ma di responsabilità politica di chi però, per esempio? Quali governi? Chi è che ci ha portato fino a qui, secondo lei? Perché lei mi fa l'esempio della politica dei noi, 5 Stelle, però c'è stato anche un referendum. Anche gli italiani, secondo lei, sono diffidenti verso... Sì, gli italiani sono molto diffidenti verso tutto ciò che è impianto. C'è una cultura del dire va bene tutto ma non a casa mia. Vuoi farti il rigassificatore? Sì, a casa tua. Noi abbiamo la capitale, Piombino, no? L'esempio di Piombino, ma noi abbiamo la capitale che non ha il termovalorizzatore. E guardate che non è che inquina il termovalorizzatore, inquinano i camion che per prendere l'immondizia di Roma, ammesso che riescano a prenderla perché non ci sta facendo un buon lavoro, devono poi prendere i camion e andare a Brescia, ad Acerra, ma anche a Copenaghen o a Vienna, dove nel centro delle città ci sono i termovalorizzatori. Allora io dico ai cittadini, è inutile lamentarsi della politica se per primi noi abbiamo paura. Tutte queste resistenze. Insomma, io ho visto la Meloni l'altro giorno fare un bellissimo discorso. Guardi, la Meloni non è del mio partito, io lavoro contro di lei, sono contro la Meloni come lei è contro di me. Però ha fatto un discorso ancora meraviglioso, ha detto qui... Noi dobbiamo, era affacciata al mare, noi dobbiamo in questo bellissimo mare Adriatico andare a prendere il gas.
Scusi Gentili, ma la Meloni ha per caso una sorella gemella che 6 anni fa durante il mio referendum diceva che non si doveva prendere il gas dall'Adriatico e che Renzi era schiavo delle lobby del gas? Però allora, visto che me l'ha chiamata in causa, Giorgia Meloni in questo momento ha un profilo diverso, no? Possiamo dire che ha un profilo di grande responsabilità e istituzionalità. Allora le chiedo subito, ieri se ne è tanto discusso, lei un governo di salute pubblica con Giorgia Meloni, come ha detto Calenda, se fosse necessario lo farebbe? Se Giorgia Meloni sarà la Presidente del Consiglio dei Ministri, noi, lo ha detto molto bene anche Calenda ieri, saremo all'opposizione. Punto. Perché? Perché io non ritengo Giorgia Meloni un pericolo per la democrazia, come dice la sinistra, ma ritengo Giorgia Meloni un pericolo per il portafoglio, perché hanno sbagliato tutte le misure economiche, continuano a raccontare che faranno flat tax, pensioni, dentiere, di tutto stanno vendendo. Però adesso un po' non l'ha rassicurata, no, niente scostamento di bilancio. Non mi rassicura, perché la Meloni è quella che diceva 7 anni fa che Putin era più credibile di tutti noi, che diceva che era per lo scioglimento controllato della zona euro, che è andata a flirtare con i dirigenti della destra estremista come quelli di Vox, quindi no. Quindi dopodiché, secondo lei, glielo posso chiedere, secondo lei bleffa adesso la Meloni con questo profilo così serio? Sta facendo una serio? Campagna molto abile, cercando uno di evitarsi i problemi perché è in testa e due di evitare di ricevere dei problemi dagli avversari, vale a dire di, come dire, non avere una demonizzazione come quella che purtroppo il PD gli sta facendo. Il punto però è un altro, è che io non sono per Giorgia Meloni, penso che sia un errore e lavorerò perché ci sia Mario Draghi, che ritengo 10 volte più bravo della Meloni. Se vince la Meloni, rispetto il risultato elettorale, cioè noi non possiamo gridare al lupo è in pericolo la democrazia. All'allarme democratico. Però bisogna ragionare di concretezza, perché la Meloni non può dire voglio fare le trivelle, quando lei per prima era quella che aveva detto quindi no alle trivelle. Io mi ricordo quello che ha detto prima, però visto che mi ha chiamato in causa anche Draghi, si dicono in molti ormai, anche a Cernobbio c'era un po' questo clima, che la Meloni sia quasi diventata l'erede di Draghi, che Draghi sia il suo tutor. È vero, lei è un po' geloso, lei che vuole riportare Draghi a Chigi? Guardi, non sono geloso di Mario Draghi e non sono geloso di Giorgia Meloni, vorrei soltanto riportare la realtà dal gossip ai fatti. La destra è stato lo schieramento che ha avuto Meloni, leader da sempre all'opposizione di Draghi, e Salvini e Berlusconi, che hanno votato la sfiducia. Uno. Due. Il PD si è caricato questo Fratoianni, perché c'è una lista dentro il centro-sinistra guidata da Fratoianni e Bonelli. Vogliono abolire i jet privati, vogliono abolire la ricchezza, tutta una serie di cose. Anche di quello mi occupo dopo. Sta facendo tutto l'elenco dei temi. Ho letto la scaletta di nascosto. No, però il PD con Fratoianni sta contro Draghi. E poi c'è il Movimento 5 Stelle che ha mandato a casa Draghi. Allora io non so se c'è un rapporto di tutorship tra Draghi e Meloni. So che l'unico schieramento che ha voluto Draghi, che ha difeso Draghi e che oggi vorrebbe Draghi a Palazzo Chigi è quello guidato da Calenda, Azione Italia Viva. Punto. Però allora le devo chiedere, rispetto al suo partito invece, alla vostra proposta, voi spingete molto sull'idea che Draghi possa un domani ritornare, soprattutto se non ci fossero le condizioni per mandare il centrodestra, che è avvantaggiato al governo, per riportare Draghi. Se questo non fosse possibile, per varie ragioni Draghi non volesse, il vostro progetto sta in piedi lo stesso? Cioè ci sarebbe un referente altrettanto valido che terrebbe tutto in piedi? Guardi, noi siamo assolutamente convinti che questo progetto che abbiamo lanciato vada oltre le elezioni del 25 settembre. Tant'è che ci abbiamo messo una scritta piccolina, Renew Europe. Cos'è? È la casa delle famiglie europee che da qui al 2024 si dovranno confrontare. Perché? Perché io penso che la grande sfida sia come rendere più democratica l'Europa, e da qui alle europee con Carlo Calenda, Azione Italia Viva, andremo in questa direzione. Però penso anche che qui non sia un giochino di nomi. Fintanto che non ci sarà una legge che permetta l'elezione diretta, vince Veronica Gentili, vince Matteo Renzi, vince Giorgia Meloni, chiunque sia, vince lui e addio, o vince lei e addio, noi abbiamo un sistema parlamentare. In questo sistema parlamentare il voto utile è mandare gente competente in Parlamento. E la gente competente serve perché? Perché ci sono 6 mesi davanti a noi difficili. Inflazione, guerra. Noi siamo passati da un periodo di coprifuoco, guerra, coprifuoco, inflazione, razionamento. È un vocabolario che incute terrore. Allora noi non dobbiamo mandare gente che va in Parlamento e vi dice sempre di sì, avete paura del rigassificatore, non ve lo metto, avete paura dell'impianto, avete paura del TAP. Oggi noi eravamo con Teresa Bellanova nel Salento, il TAP è un tubo che porta il gas, se non ci fosse stato il TAP oggi noi saremmo
in emergenza. Allora, ecco, votate gente seria, poi votate chi vi pare, ma seria, che sappia di che si parla. Lei parla così, con il discorso politico che porta avanti oggi, punta a prendere più voti nell'elettorato di centrosinistra o in quello di centrodestra? Tutte e due. Perché? Perché da un lato c'è una destra, magari una destra che ha votato Forza Italia o anche Lega, che non accetta l'idea di dare la leadership ai sovranisti, cioè Salvini e Meloni. Questa parte qui è destra riformista, gente conservatrice. Quindi voti di Forza Italia, in sintesi. Forza Italia, una parte della Lega del Nord. Questa è gente che dice, noi siamo sempre stati per un partito popolare europeo, per un bel movimento conservatore che c'è in tutta Europa, in tutto il mondo. E a sinistra quelli che volevano l'alleanza con Calenda. Guardi, a sinistra la situazione... Io non so che sia successo al PD. Cioè, io sono un po' preoccupato perché Letta è un mese che fa campagna elettorale tutti i giorni per la Meloni. Scusi. Metta in fila le cose con calma. Uno, prima proposta di Letta, aumentiamo le tasse. Perché? Cioè, scusi. Campagna elettorale per la Meloni perché? Perché ogni cosa che dice perché fa prendere voti alla Meloni. Perché ogni cosa che dice fa per lei. Ma scusi, ma come... E Di Battista ha detto che fa lo stesso per Conte, Letta. Lo dite tutti quanti, che Letta sta facendo prendere... Ora, il fatto che io dica la stessa cosa di Di Battista... Non le volevo dare questo colpo, però ho dovuto, adesso perché l'ho sentito ieri sera. Adesso facciamo portare dell'acqua. O dei sali sarebbe magari una cosa positiva. Adesso, Giulio, battute a parte, la cosa vera è che facciamo una cosa concreta per i cittadini. Tu sei in campagna elettorale, hai la destra, tra l'altro Berlusconi propone la flat tax al 15, Salvini al 23, la Meloni dice diamo i soldi ai figli, tutto bene. Cosa deve fare il capo della sinistra? Cercare di essere credibile. Cosa dice Letta? Propongo di aumentare le tasse. E gli fai un regalo agli altri. Seconda cosa, noi abbiamo fatto, quando io ero nel PD e quando ero al governo, insieme a Gentiloni e a tanti altri, una misura che si chiama Jobs Act, uh-huh, e che ha creato, alcuni piace, alcuni no, ma che ha creato 1.273.000 posti di lavoro, di cui la metà a tempo indeterminato. Ora, questa è una proposta che ha portato dei posti di lavoro. Cosa dice Letta? Che dice? Non mi piace più il Jobs Act. Però Renzi... Voglio il reddito di cittadinanza. Allora Renzi, la gente lei vota sa Conte. Meglio di me che se Letta dicesse che gli piace il Jobs Act non prende più un voto a sinistra e li prende tutti Conte. Secondo me è il contrario. Dice che a sinistra lo voterebbero di più col Jobs Act che con reddito di cittadinanza. Se lei dovesse scegliere tra PD e 5 Stelle, facciamo un esempio, uno a casa è incerto, vorrà vedere le differenze. Se uno che è incerto tra PD e 5 Stelle sente il capo del PD dire che il Jobs Act fatto del PD fa schifo e che il reddito di cittadinanza fatto da 5 Stelle è buono, vota 5 Stelle. Mm-hmm. Guardi, a me... si può dire tutto tranne che sono amico dei 5 Stelle, sono l'unico che combatte a viso aperto contro il reddito, sono l'unico che ha fatto di tutto per mandare a casa Conte. Io sono non accusabile di essere filo 5 Stelle, ma se vai davanti agli elettori e vai a prendere le proposte dei grillini, la gente perché deve votare la copia Letta? Vota l'originale. Dice a quel Conte. Punto voti i grillini. Senta, ora mi deve aiutare però perché le devo chiedere ancora un po' di cose e rapido. Mi risponda secco. No, perché sennò non facciamo in tempo. Le voglio chiedere, lei ha fatto due colpi, se li è sempre intestati politicamente parlando in questa legislatura. Prima c'è stato il governo Conte 2, in cui lei è stato decisivo, poi c'è stato il governo Draghi. Riportando Draghi in questa tornata, punta al triplete? Mi piacerebbe molto, credo però che dipenda dai voti. Se noi come terzo polo, come Italia sul serio, facciamo un bel risultato, è più facile che governi Draghi. Se noi facciamo un brutto risultato, è più facile che governi Meloni. La partita è due, o vinciamo noi con Draghi o vince la destra con la Meloni. Senta, invece ha parlato male dell'operazione politica di Letta, come si sta muovendo adesso. Se il segretario del PD fosse Bonaccini, secondo lei si potrebbe riaprire un discorso? Non so se rientrare nel PD, ma... No, noi abbiamo fatto una scelta diversa, anzi, chi vota per noi deve sapere che il voto per noi non è un voto che poi verrà portato al PD o alla Meloni, è un voto che va a una cosa nuova, che sta nel centro del dibattito politico e che cerca di fare quello che ha fatto Macron. Macron ha iniziato, nessuno gli dava credito e ha preso i voti da destra a sinistra e è diventato il capo lui del paese. Questo è l'obiettivo nostro. Senta, poi mi ambizioso. Deve levare una curiosità personale. Matteo Renzi si sentiva più a suo agio nei panni del segretario del Partito Democratico ai tempi delle europee in cui si veleggiava il 40% o nel leader di un piccolo nuovo partito centrista, lo possiamo chiamare così? Non sono neanche il leader perché ho fatto un passo indietro adesso per Calenda. Adesso ci arrivo anche a quella, è l'ultima domanda che le farò, non allora, si creda. Va bene, va bene. Io mi sento molto a mio agio a far campagna elettorale, le dico la mia giornata, so che magari non è particolarmente interessante, ma io sono stato in una stalla modernissima ad Orzinuovi, provincia di Brescia, dove si produce il biogas,
a proposito di energie rinnovabili, c'è anche il biogas. Però non mi ha risposto. Aspetti, ci arrivo. Aspetti. Sono stato a pranzo con degli imprenditori che mi hanno spiegato perché il reddito di cittadinanza non funziona e bisognerebbe dare una mensilità in più ai lavoratori detassata. Sono stato al termovalorizzatore di Brescia a dire come gli impianti funzionano. Ecco, io qui mi trovo a mio agio alla grande. Perché, quindi sta meglio perché in un sto partito sui contenuti. Centrista. Quanto al 40% era una bellissima esperienza. Quella, ma allora, allora si faceva le cose serie. Però quello allora, era bello il 40%, non essere il segretario del PD. È meglio, diciamo. Essere il, meglio avere il 40% che il 4%. Questo è, diciamo, non importa mi siete la palisse. Credo però che faremo un risultato sorprendente anche stavolta. Allora, questo lo vedremo, mi vuol dire quanto? Non glielo dico io, anche perché comunque Calenda tutte le volte che io dico una cifra raddoppia. Quindi perché per carità, se no domani andiamo al 50%. Nella coppia tra me e Calenda io sono quello moderato, il che la dice lunga. Esatto, su come oltre siamo a moderato, messi. Siete diciamo due frontman per natura, anche molto istrionici. Le pesa fare l'eminenza grigia? Perché ha fatto una scelta strana. No, per non molti. Faccio l'eminenza grigia, sono proprio in secondo piano. Ma lo faccio volentieri, perché credo nel progetto. Io sono uno di quelli che in politica ha fatto tutto, ho fatto il premier, ho fatto il sindaco di Firenze, ho fatto il 40% che è un risultato che non ha ottenuto nessuno dal 58 ad oggi. E tuttavia, se una partita vale la pena di giocare, puoi anche giocare mediano anziché centravanti, purché ci sia un sogno collettivo. Ecco, io sono perché i ragazzi credano nelle ambizioni personali, però se c'è un progetto collettivo più grande delle ambizioni personali, la generosità in politica è un valore. Quindi è stato un gesto di generosità. Grazie a Matteo Renzi, grazie in bocca voi. Al lupo per la sua campagna elettorale. Viva ci vediamo.